Buonasera a tutti, salutiamo, saluto i presenti qui a Colle Basso. Un manipolo di eroi, un gruppo veramente lodevole per pazienza e perseveranza, e quelli che ci seguono su Breviarium sulla pagina Facebook. Siamo al canto decimo, che dove appare una corona di beati, e che tipo di corona sia, ce l'ha detto Dante al verso 61, dove ci ripropone la solita questione di lui che guarda, sale stavolta direttamente verso Dio, mentre normalmente Dante guarda Beatrice, sul volto della quale vede un riflesso del sole che è Dio. Quindi insomma questa è la corona di quelli che partono dalle cose della terra e salgono verso Dio. La seconda sarà l'opposto, ecco. Il principe, quello che presenta la corona, chi poteva essere? Il filosofo che, partendo dall'esperienza, è salito a Dio, più di tutti, e cioè San Tommaso d'Aquino, che è quello che vedete qui, no? Nell'immagine. Era San Tommaso d'Aquino, è nato a Rocca Secca, quindi era sociale, nel 1226, però da una famiglia di nobili tedeschi, i conti d'Aquino. Era un omone, era alto quasi 2 metri, era anche grosso, proprio grosso di corporatura. È famoso il fatto che nella sua scrivania si era dovuto ritagliare un semicerchio, se no non ci sarebbe stato per scrivere, un omaccione. E entra i suoi conti d'Aquino, visto che lui mostrava passione per lo studio, i fratelli fanno i cavalieri, combattono, lui vuole studiare, allora lo mandarono a Monte Cassino, dove poteva andare il figlio del conte d'Aquino, che sta lì vicino, no? Le terre di Roccasecca, la Rosaria. E lo mandarono a Cassino. E infatti quella prima testimonianza della lingua italiana, no? Sapete, i placidi cassinesi, la prima volta che si trova l'italiano scritto è in una sentenza placida di un tribunale di Cassino. E il giudice a Cassino nel 960 d.C. nel 960 il latino si è confuso con i dialetti e sono nati i dialetti italiani. Allora lì c'è una lite tra il conte d'Aquino, tra gli antenati di San Tommaso, e l'abbazia di San Benedetto. Insomma, si litigavano le terre. Allora l'italiano viene fuori perché a testimoniare viene chiamato un contadino. E c'è la sentenza in latino. Et iudex dixit, interrogò il contadino, che qui dixit, il quale disse, sao o sac. Quello, il cancelliere trascrisse il cassinese, il napoletano, che doveva riprodurre le parole così come erano state pronunciate. E quello disse, i sacci, che la terra che chi contene, 30 anni la possette, parte sancti benedicti. Cioè io dico che la terra qui in questione l'ha posseduta per 30 anni l'abbazia di San Benedetto. E poi lo ripete 2 o 3 volte. Questa è la prima forma italiano scritta, perché non è più latino,
non è nemmeno italiano, è volgare campano, diciamo, no? Cassinese, ed era una lite tra gli antenati di Tommaso e l'abbazia. Adesso Tommaso è studioso, è volenteroso, e allora questo dice, deve fare l'abate di Monte Cassino, no? Il figlio del conte d'Aquino viene mandato a Monte Cassino e sta lì quando Federico II assale l'abbazia e la distrugge. Poi lo mandano a studiare a Napoli, è nato nel 1226, quindi siamo intorno al 40, così, 1240, vanno a studiare a Napoli, mentre cammina a piedi, pensate, mentre vanno a piedi verso Napoli, c'è uno sulla strada, lui vestito bene, il figlio del conte, va a Napoli, dove entra in un altro monastero benedettino. C'è uno lì che cammina dall'altra parte della strada con un paio di sandali, vestito San Francesco. Vestito, no, non era Francesco, vestito in un modo un po' strano, che portava la tunica bianca sotto e poi un pezzo di stoffa nero, così di traverso. Non era San Domenico, era il generale dei Domenicani. Era frate Raimondo, che andava a Napoli per conto suo, quindi con i capelli tagliati alla francescana, eccoli qua come sta nell'immagine. Ma da prima a Napoli a piedi? A piedi, cioè si viaggiava normalmente a piedi, pure quelli che andavano. Vabbè, non era a cavallo. A Santiago di Compostela, in quel tratto lui era a piedi perché fa amicizia con suo frate Raimondo, e insomma, quello era un domenicano e lui si appassiona, i domenicani erano una novità come i francescani, rimane colpito, ecco, da questi domenicani, povertà, però grande sapienza, dedicavano la vita allo studio. Insomma, arrivato a Napoli, invece dell'abbazia benedettina, va con frate Raimondo al convento dei domenicani, poverissimo, poverissimi, no? Quando lo viene a sapere la famiglia, lo rapirono, lo mandarono una truppa, c'era pure il fratello Rinaldo Aquino, e venne rapito per riportarlo a casa. Lo rapisci, tu devi fare l'abate, tu il figlio del conte, oh, che fai? Ti mischi con questi poveracci. E invece lui era rimasto proprio colpito, ecco l'esperienza, no? Cristo, lui l'ha visto proprio in quell'esperienza lì, in quella gente lì. E così lo tennero prigioniero. È una vita. Non è proprio avventurosa, però ci sono degli episodi, questo a Rocca Secca, chiuso nel castello, le tentarono tutte, padre, madre e fratelli, a un certo punto gli mandarono un paio di prostitute pure, gli mandarono dentro due donne di facili costumi, mezz'ora dopo queste escono piangenti, chiediamo perdono a Dio, ci andò la sorella, vai tu la sorella, lo convinci tu, questa esce e si fa monaca benedettina, mi sembra, o domenicana, pure lei. Alla fine cedettero lui va a studiare, lo mandano a Parigi, perché si vede subito il tipo che era intelligente, quindi va a Parigi dove c'erano tutti i giovani, questi alla Sorbonne, a studiare filosofia a Parigi, a Rue de la Foi, vico degli strami, e lì lo chiamavano il bue muto, era un bue, era proprio grosso, era grosso. E allora i compagni, l'università, sociale, italiano, il bue muto, che non parlava mai, e un giorno il maestro è Alberto di Colonia, che lui lo cita qua, no? Io fui, questo accanto a me è Alberto, e adesso Alberto è di Colonia, verso 98, e io Tomas d'Aquino. Alberto di Colonia è il maestro, e un giorno Alberto di Colonia
chiede che qualcuno riassuma la lezione precedente. E allora io chiamo il bue muto. Allora il bue muto andò in cattedra e tutti si accorsero di chi era questo. Era più bravo di Alberto, era più bravo del maestro. E allora Alberto disse: bue, i muggiti di questo bue li sentirà il mondo intero. E ha ragione, perché eccoci qua, è sicuramente il più grande forse dei filosofi e dei teologi. Le sue opere, la Summa Teologica, no? La Summa Teologica, 37 volumi che io possiedo, e la Summa Contra Gentiles, contro i pagani, che è più, e poi una marea di cose ha scritto. Il suo nemico numero uno era Sigeri di Brabante, quello che sta qua, in paradiso. Alla fine di questo elenco, il nemico era il capo dell'averroismo latino, e lui scrisse Contra Averroistas, contro gli averroisti. Era un omaccione. Qualche aneddota, per esempio, diventò amico di San Luigi Nono, re di Francia. Il re di Francia lo ospitava, che è santo pure lui, lo ospitava a pranzo, e c'è un aneddoto con San Luigi Nono che, così come stiamo noi, si mangia, si beve, è lecito truccarsi, le donne fanno bene a truccarsi. Quella sera esce questa discussione e la moglie del re se ne esce dicendo: io mi trucco, non troppo, ma mi trucco perché voglio piacere a mio marito. E allora San Tommaso d'Aquino, che stava lì seduto, all'improvviso diede, ecco, disse, sì, è così, e diede un pugno sulla tavola del re, che fece, mandò a operare tutti i bicchieri, bottiglie, un casino. Allora le guardie tutte, insomma, questa è un'offesa alla mensa del re, e il re che ferma tutti, dice: fermi, perché questo qui ha capito qualcosa. Ha capito qualcosa, infatti Tommaso si alza, non gli frega niente il re, e va a scrivere, che hai capito qualcosa. Hai capito? Mi hai capito. Hai capito che hai capito che è lecito truccarsi moderatamente, nel senso che noi siamo fatti di anima e di corpo. E io l'ho ripetuto a tanti alunni in tanti anni. Noi siamo fatti di anima e di corpo, e che quindi bisogna cercare l'equilibrio tra l'anima e il corpo, cioè noi dobbiamo parlare, vestirci, truccarci, abbellirci in modo tale che le due componenti stiano in equilibrio, perché se, diceva l'alunna, se tu vieni in classe discinta con le minigonne, con le camicette attaccate, intanto gli dicevo: distrai i tuoi compagni, e quindi gli facevo un complimento: sei bella, sei attra-, però e perché distrai? Perché non c'è più equilibrio. In quella ragazza nessuno dice quanto è intelligente, quanto è simpatica. I maschi, noi, dicevano: guarda qua, guarda là, cioè guarda un pezzo di carne. Quando la ragazza la sente ammirata, ma è ammirata per l'aspetto carnale, esteticamente, non emerge i valori spirituali. L'essere simpatica, intelligente, questo non si vede più. D'altra parte, non è nemmeno giusto metterli troppo da parte, i valori sessuali corporei, perché ce l'abbiamo, siamo anche corpo. Quindi vanno messi in rilievo, ecco che capisce Tommaso, capisce che vanno messi in rilievo, ma in modo tale che non oscurino quelli intellettuali, spirituali. Chiaro? Una bella ragazza, un bel ragazzo, no, guarda le gambe, guarda qui, guarda lì, altrimenti riduci quello lì a un pezzo di carne. Mentre invece è lecito quindi truccarsi, curare la propria immagine, cercando l'equilibrio tra valori corporei e valori
spirituali. Quindi mi è toccato a me di polemizzare con questi discinti, ma anche con qualcuno bigottone, no? Il quale diceva sì, però vedi le monache, e ho capito, ma le monache fanno la scelta monacale, cioè devono nascondere, proprio devono mortificarli gli aspetti corporei. Una ragazza normale li devi mettere in evidenza, ma non in modo tale che oscurino il suo essere una persona, altrimenti vieni ridotta a che? Che fa la prostituta? Purtroppo si vedono ancora, anzi di più, che fa? No, se mette nuda per strada. Perché quella carne la deve vendere. Purtroppo è brutta l'immagine, ma è così. Ho preso il via a chiacchierare, non mi fermerà nessuno, stasera non faremo il canto di un'altra volta, capito? Comunque, Tommaso, ecco, uno così, dedica la sua vita allo studio, ed è lui, infatti, che presenta agli altri. L'altra volta, per spiegarvi come sia il tipo di intelligenza che parte dal basso e sale verso Dio, verso l'alto, vi ho parlato delle cinque vie, che vengono chiamate prove, le cinque prove dell'esistenza di Dio. Ma lui non le chiamava prove, le chiamava vie. Perché ti mandano verso Dio, no? Però è il Dio dei filosofi, ve ne ripeto uno, no? Abbiamo fatto il moto. Siamo folli. Vi ricordate? La terza, la più bella di tutte. Ne ho dette tre. Lasciamo stare l'ultima, per esempio anche la quarta, quella dall'ordine all'ordinatore. No? È famosa questa, è anche antica, e cioè che se tu guardi il mondo, c'è ordine nel mondo. Vi ricordate dove l'un moto e l'altro si percuote? La Terra, lo sappiamo, l'asse terrestre inclinato di 23 gradi e 30 sull'equatore. E se questo asse fosse inclinato di 24 o 25, niente vita sulla Terra. C'è ordine sulla Terra? C'è ordine. C'è l'acqua che trova le falde sottoterra e scorre. E per quando questo si mantiene, insomma, se pianti un seme di mela, nasce un melo. Il variare delle stagioni porta ai raccolti dell'agricoltura. C'è ordine nella realtà, c'è ordine. Ecco, lui fa così, non guarda Dio, guarda quello che c'è, l'esperienza. C'è ordine. E allora ci deve essere l'ordinatore. Se nell'universo c'è l'ordine, chi ci ha messo? Se c'è un disegno intelligente nella realtà, chi è questo intelligente che ha fatto le cose con tanto ordine? Vi ricordate? Dio ha fatto le cose con tanto ordine che chi guarda quest'ordine non può non gustare di Dio, lo sente, lo avverte, perché è lui che ha fatto tutto quello che c'è. E questa sarebbe la quarta. La prima è dal moto, quindi Tommaso guarda il moto, il movimento, e risale al motore immobile. Poi guarda il fatto che tutto quello che esiste è un effetto. Causa-effetto. E la seconda si chiama dall'effetto alla causa incausata. E allora all'origine del moto c'è il motore immobile. Io che spingo gli alunni, no? Se io non li spingo non cambia nessuno. Ci vuole uno che, non mosso, muove tutto il resto. Ci vuole una causa incausata, che lui non ha causato nessuno e causa tutta la catena di cause ed effetti, la seconda. Ci vuole uno che all'origine, che come essenza, abbia l'esistenza. Mi piacciono queste cose? Qualunque cosa che esiste passa dall'essenza all'esistenza. È facile, no?
questo foglio, prima di esistere, era un'essenza di foglio, un'idea, mica c'era. Poi l'hanno fatto e adesso esiste come foglio. Tutti convinti? Tutto, il muro, Facebook, il tavolo, tutto quello che c'è, prima era un'essenza. Poi qualcuno agisce e lo fa passare da essenza ad esistenza. Quindi nascere, essere creati, divenire, vivere, vuol dire passare continuamente dall'essenza all'esistenza. Voi adesso siete tantisti, ma lo siete diventati. Prima in voi l'essere tantisti era un'essenza, un'idea. Poi, con tante fatiche, state passando a esistere come tantisti. È tutto così. Ecco, allora, all'origine di tutto l'universo, all'origine dell'universo, che è un'idea di universo, che poi adesso esiste come universo, chi ci deve essere? Chi ci deve essere? Ci deve essere per forza qualcuno in cui l'essenza e l'esistenza coincidano. Nadia disse proprio sono la stessa cosa, che è proprio l'espressione di Tommaso, sunt idem. Perché se chi ha dato l'esistere all'universo, pure lui è passato dall'essenza all'esistenza, ci vuole un altro che abbia fatto passare lui dall'essenza all'esistenza. Ma se fosse così non esisterebbe niente, e invece le cose esistono. E allora esistono vuol dire che all'origine c'è colui che come essenza ha l'esistenza. Questa è la chiave di lettura di tutta la filosofia di Tommaso. C'è un filosofo francese, Gilson, che dice la distinzione tra essenza ed esistenza è fondamentale in Tommaso d'Aquino. Ecco, questo è Tommaso. Poi dall'ordine all'ordinatore e poi dal fatto che nella realtà ci siano le cose più o meno buone, più o meno belle, e allora vuol dire che esiste il bello e il buono assoluto. Il bello e il buono assoluto è Dio. E questa è la quinta via. Queste sono le cinque vie. Vie, non prove. Per chiudere con la vita di Tommaso, mentre stava per morire, a proposito, è morto il 7 marzo, pochi anniversari, pochi giorni fa, ed è morto a Fossanova. Altra gita bellissima. Io le suggerisco, ci possiamo capire da soli, ci sono stato varie volte. Fossanova è la gemella di Casamare, è una chiesa gotico-cistercense, bellissima, è come Casamare, è identica. Quel gotico spoglio nudo e dei cistercensi, Fossa Nova, vicino a Priverno, alla Rina, è morto lì. È morto lì e c'è la stanza dove morì. Ed è stato sepolto per un certo periodo vicino all'altare a Fossa Nova, Tommaso d'Aquino, che stava andando, pensate, stava andando con l'asinello, perché adesso c'è una cinquantina d'anni, stava andando a Lione. Perché il Papa gli ha detto devi andare a Lione come teologo, come consulente del concilio di Lione nel 1274. E allora Tommaso, che con un po' parecchi acciacchi, già va al mondo e va a Lione da Rocca Secca a Lione con la Cinella e muore a Fossa Nova. Quando stava per morire, il segretario suo e amico Reginaldo, Fra Reginaldo, lo accudisce, sta vicino a lui e lui dice, lo chiama e gli dice di bruciare tutto, gli dice di bruciare tutto quello che ha scritto. Cioè, Reginaldo dice, ma infatti non l'ha fatto pure, ma non è possibile. Cioè sì, gli risponde così, dice, adesso tutto quello che ho scritto mi sembra paglia, cioè una cosa, capito perché le vie, perché il Dio che uno vuole incontrare non è il motore immobile, la causa incausata, chiaro, l'ordinatore, sì, questo dà via a lui, ma quello che uno vuole è l'incontro con lui, l'incontro vivo, vero, no? L'esperienza, il trasumarare di Dante.
trasumanare, incontrare, fare esperienza di Cristo nella vita. Questo è essere cristiano. Quindi lui diceva, queste sono delle vie, ti avviano alla scoperta di Dio, ma non so prove. E Don Paolo faceva sempre l'esempio dell'orfano, uno che è stato abbandonato all'orfanotrofio, no? Cresce lì e vuole sapere chi è la madre, chi è il padre, e viene a sapere, interroga la direttrice, risale alla madre e dalla madre si fa dire chi è il padre. Ecco, allora queste sono le vie. Lui adesso sa che il padre ce l'ha e che il padre è quello lì, ma gli basta? È questo che vuole che il ragazzo, ammesso che il padre sia una brava persona, che l'abbia messo lì, non potendo in nessun modo tirarlo su, eccetera, eccetera, insomma non è un criminale, è un bravo uomo, però ha fatto questa cosa, se andò tutti, soprattutto le alunne, dice sì, però sto padre, quando faccio gli esempi, è un esempio. Allora, ammesso che questo padre sia una brava persona, che vuole sto ragazzo? Gli basta sapere che quello è il padre, che sarebbero le vie. Vuole incontrarlo, abbracciarlo, direi soprattutto. Vuole un incontro con il padre. Ecco, la ricerca che fa per sapere chi è il padre è la via. Abbracciarlo è l'incontro. Tommaso voleva dire, quello che è importante, decisivo, è l'incontro. Di fronte all'incontro, di fronte a quello di cui ho fatto esperienza, dice proprio così, di fronte alle cose e alle persone che ho incontrate, di fronte a quello che mi è stato rivelato, i miei scritti mi sembrano paglia. Usa proprio questa parola. E sono gli scritti, filosoficamente, insomma stiamo a livello di Platone, Aristotele, Hegel, insomma, siamo proprio al massimo della filosofia. Perciò Dante ne fa l'emblema di questi qua, di quelli che dal basso salgono verso l'alto, anche se non è questo, anche se questo avvia soltanto poi alla scoperta, all'incontro, ecco, per quello è decisivo. Ed è così sono tutti quelli che lui presenta nella sua corona. Fa, qui c'è lui, qui c'è Dante, e li mostra tutti quanti a uno, li abbiamo citati l'altra volta, mi pare, no? E sono 12, attenzione, pure questo è importante quando diremo le somme, sono 12, accanto a me, qua dice il maestro Alberto di Cogna, e io Tomas d'Aquino, e so 2, poi c'è Graziano, che è un intellettuale che studiò il diritto civile ed ecclesiastico, quindi pure questo parte dalla legge, dall'umano, dal basso, Graziano, 3. Poi c'è Pietro Lombardo, che è l'autore del manuale che si usava nelle scuole di teologia, il libro delle sentenze. Il maestro insegnava commentando le sentenze, l'antologia che aveva fatto questo Pietro Lombardo. Poi c'è la luce che brilla più di tutti ed è Salomone. Salomone, che era sapiente, no? Nella Bibbia Salomone diventa re di Israele perché chiede a Dio la sapienza. Tutti gli devono soldi, onori, e lui chiede la sapienza per governare bene, e conoscerete per condire, insomma, fare gli aneddoti, sapete l'aneddoto più famoso, no? Quello della madre, no? Quelle due madri in Israele si litigano il figlio, è figlio mio, non è figlio mio. Sì, e allora vanno da Salomone, il quale gli dice, benissimo, tagliato in due, mezzo per uno, e allora la madre vera, pur di salvarlo, dice no, allora datelo a quell'altra, e Salomone capisce chi è la madre, ecco, qui c'è Salomone.
ed è il più sapiente, anzi dice qua che più sapiente di Salomone non c'è stato mai nessuno, e questo poi sarà un dubbio di Dante, vedremo nel canto successivo. Poi c'è Dionigi, appresso c'è il cero, quel cero lì, quella candela, è Dionigi Areopagita, quello, l'allievo di San Paolo, convertito al cristianesimo, che scrisse il trattato sugli angeli, da cui Dante riprende il suo ordine. Poi c'è Paolo Orosio, avvocato dei tempi cristiani. Paolo Orosio è un allievo di Sant'Agostino e scrisse quel libro interessantissimo, di cui si servì poi Agostino per dimostrare ai romani che l'accusa della caduta dell'impero non è, l'accusa era che i cristiani avessero fatto crollare l'impero. L'impero crolla perché abbiamo abbandonato gli dèi. E Paolo Orosio prima e Agostino poi, Agostino scrive il De Civitate Dei, la città di Dio, dimostrano che tutto l'opposto, che l'impero ha retto un altro poco grazie ai cristiani, grazie al cristianesimo. Ecco perché è avvocato, difensore. Poi c'è, importantissimo per Dante, Boezio, per vedere ogni ben, verso 124, per vedere ogni ben dentro vi gode l'anima santa e il mondo fallace fa manifesto a chi di lei ben ode. Lo corpo della fu cacciata, giace giuso in ciel d'auro, ed essa da martiro e da essilio venne a questa pace. E gli dedica due terzine, perché Boezio, Severino Boezio, è quello che gli fa scoprire a lui la filosofia. Conoscete Boezio? Severino Boezio è un consigliere di Teodorico, imperatore degli Ostrogoti. Quando viene in Italia con la figlia Amalasunta, è ostrogoto, è ariano, siamo nel 500 d.C. San Benedetto studiava a Roma, San Benedetto in quegli anni sta a Roma quando arriva Teodorico, e Teodorico vuole cercare la fusione tra romani e ostrogoti, fra latini e goti, e allora si appoggia a due ministri latini, romani, Severino Boezio e Cassiodoro, che erano romani, latini, grandi, grandi, grandi uomini politici. Insomma, va tutto bene, quando alla fine l'esperimento non funzionò. I goti giravano per Roma vestiti quasi ancora da barbari, i capelli lunghi, con la spada, erano i padroni. E i romani, i latini, ridotti, non dico a servi, ma insomma sottomessi. Però gli uomini di cultura, Teodorico li usava per governare. Alla fine si convince, lo convincono che Severino è un traditore. E allora Cassiodoro fa in tempo ad andarsene, se ne andò in Calabria, a Vivarium, fonda lì un monastero centro culturale. Invece Boezio viene arrestato e condannato a morte, a morte fracassando di la testa, con affare che gli stringeva le tempie e poi gli schiacciava la testa. Così morì. In carcere scrisse La Consolazione della Filosofia, il De Consolazione Filosofie, che è il libro che Dante, dopo la morte di Beatrice, inconsolabile, ci ripensa a quel libro, cioè, se è consolato Severino, forse mi posso consolare pure io. E da lì nasce l'amore di Dante per la filosofia. Si innamora pazzamente della filosofia, grazie a Severino, il quale è sepolto in ciel d'auro, è ancora sepolto lì, cioè è sepolto a San Pietro in ciel d'oro. È una chiesa di Pavia, e in una tomba che gli fece costruire Liutprando, il re di Longobardo, e sta ancora lì il corpo di San Severino Boezio, dichiarato santo poi dalla chiesa. Poi ci sono Isidoro di Siviglia,
vescovo spagnolo, autore delle etimologie, Beda il Venerabile, monaco inglese, Riccardo di San Vittore, che a considerare fu più che viro, andò oltre le capacità umane, possibile umana, Riccardo di San Vittore. Questo qua, ed eccoci al problema, questo, perché ha fatto tutto il giro, no? Quindi Dante e Beatrice in mezzo, gliela mostrate tutti quanti, voi siete Dante, avete fatto così, l'ha visto tutti quanti, adesso dice questo qua, per cui tu torni a guardare verso di me, quindi accanto a lui, questi in vita litigarono violentemente, Tommaso d'Aquino e Sicilia di Brabante. Questi, onde a me ritorna il tuo riguardo, è il lume d'uno spirito che in pensieri gravi a morir li parve venir tanto. Cioè questo è il lume di un'anima, di uno spirito, di un uomo che fu talmente sprofondato in pensieri gravi che gli parve di morire tardi, che desiderò quasi morire per mettere fine, come dire, anche al tormento, alle difficoltà che gli sollevò il suo pensare, la sua filosofia. A sorpresa viene fuori, essa è la luce eterna di Sigeri di Brabante, che leggendo nel vico degli strami si illogizzò in vidiosi veri. È la luce eterna, quindi la loda, sta in paradiso, è salvo, uno che venne considerato eretico in vita. Eppure lui la considera eretico, e anche Dante la considera eretico, perché è il capo dell'averroismo latino. Questo qui, leggendo, vuol dire insegnando. All'università si faceva lezioni, leggendo, insegnando, alla Sorbona, nel vicolo degli strami. Gli strami sono la paglia, il fieno, quelli che servono di cibo o letto per gli animali, rue du foire, en français, però all'epoca eravamo noi i capi del mondo, i leader, e quindi si italianizzava il francese, l'inglese, non come adesso, è tutto l'opposto. Quindi nel vicolo degli strami, lì alla Sorbona insegnò Sigeri, e che fece? Sillogizzò significa filosofò, filosofava attraverso i sillogismi. I sillogismi vuol dire ragionamenti, il sillogismo è il ragionamento perfetto secondo Aristotele. Sillogismo è il ragionamento per cui da due premesse fai scaturire. Per esempio, tu, quello che stai facendo, tutti gli uomini sono mortali, quindi Socrate è proprio un grand'uomo, sarà mortale, tutti gli uomini sono mortali, Socrate è uomo, dunque Socrate è mortale, questo è il sillogismo, è facile, tutti quelli che ragionano sono uomini. Valentino ragiona, dunque Valentino è un uomo, è un essere umano. Questo è il sillogismo, da due premesse la conclusione. Sorrido perché a scuola che si fa? Lo facevo io a un certo punto, normalmente lo facevano gli alunni, ci ho capito, professore. Allora, tutti i treni fischiano, Socrate fischia, dunque Socrate è il treno. Il prosciutto fa bere, giusto? Il bere toglie la sete, dunque il prosciutto toglie la sete. Come la mettiamo? La mettiamo che c'è il trucco, perché devi usare i termini nello stesso senso e nello stesso tempo. Il treno fischia, ma non come solito. Il fischiare del treno di un uomo è diverso. E nel secondo esempio ho detto il prosciutto fa bere,
il termine far bere. Poi ho detto il bere toglie la sete. Quindi ho giocato sui termini che devono essere tre. Invece se li fai diventare quattro, la conclusione poi non viene. Capito? E quello di Socrate il fischio viene sempre fuori, no? È un classico. Quindi, dunque Socrate il treno. Allora questo qui sillogizzò, fece sillogismi belli, profondi, invidiosi, cioè invisi, che vennero osteggiati, invidiati. Però sta in paradiso. Ma come mai invece Averroè non lo mette in paradiso? Al limbo, perché era non cristiano, non era cristiano. Sì, è vero. Non era cristiano. Allora, però qui il problema è enorme. Se avete un libro, se... tutti a discutere questa cosa qua. Sigillo di Brabante è il capo dell'averroismo latino. Averroismo da Averroè. Che Dante mette nel limbo, lo ricordate? Averrois, che il gran commento feo. Nel limbo ci stanno due musulmani. C'è Omero, Ovidio, Orazio, Lucano, Cesare, c'è Virgilio. Però c'è Averroè, però, che era persiano a dire la verità, però era musulmano. E poi Saladino. E poi solo in disparte il Saladino. Saladin, quello che sconfisse i crociati riprendendo Gerusalemme. Quindi due musulmani nel limbo di Dante, il che vuol dire, vabbè, insomma, lo dissi a suo tempo, non se non finiamo più, è il battesimo di desiderio implicito. Ecco. Nel Vangelo è vero, nel Vangelo c'è scritto: chi crederà e sarà battezzato sarà salvo. Loro erano lì perché non erano stati battezzati. Non erano stati battezzati e non ebbe il battesimo e quindi stanno nel limbo. Però alla fine Dio, io ero tra coloro che sono sospesi, dice Virgilio, Dio dovrà decidere. Per l'eternità resteranno l'inferno e il paradiso. Alla fine del mondo saltano il limbo e il purgatorio, perché Dio deve decidere su questi. Dove li manda? All'inferno o in paradiso? Li manda in paradiso. È sicuro, perché Dante ce li poteva mandare pure lui, non ha voluto, per sottolineare che senza Cristo, senza fede non ti salvi, però poteva pure mandarceli, perché la dottrina ufficiale della Chiesa è che è vero che chi crederà e sarà battezzato, però il battesimo è di vario tipo, non esiste solo il battesimo con l'acqua, esiste, per esempio, esisteva il battesimo di sangue. Succedeva pure che dei ragazzi, se stavano preparando al battesimo, li arrestavano, i romani crocifiggevano e morivano non battezzati. Quelli li battezzava il loro sangue stesso, battesimo di sangue. Poi c'era il battesimo di desiderio, uno senza essere martire veniva investito da una biga, perché le macchine non c'erano, la domenica successiva sarebbe stato battezzato. Quello va in paradiso, perché lui desiderava essere battezzato, il battesimo di desiderio. E poi c'è quello più sottile, il battesimo di desiderio implicito. Oggi, adesso, i non cristiani, sono miliardi di persone, si salvano, musulmani, induisti, si salvano quando vogliono, ci vanno in paradiso, ci devono andare, perché sennò ci salvano solo i cristiani cattolici. Certo. E come fanno ad andarci? Ci vanno col battesimo di desiderio implicito, cioè se un musulmano, se un ebreo, se un indù vive onestamente, crede nel suo Dio, in quello conosciuto, in quello crede, fa il bene. Perché se fa il male va all'inferno pure lui. Però se fa il bene, se fa il male se ne pente. Questo qui domanda: se incontrasse Cristo, se arrivasse un missionario, lo desidererebbe il battesimo? Se la risposta è sì, e grazie a Dio lo sa solo Dio, non possiamo, noi non c'entriamo niente, se la risposta è sì, quello si sa.
In lui implicitamente c'è il desiderio di essere battezzato, implicitamente, potenzialmente, direbbe Aristotele. Altrimenti, è chiaro, no? si salverebbero solo i cristiani cattolici osservanti, praticanti, osservanti, penitenti. Quindi le braccia di San Pietro, capito? Il colonnato di San Pietro è così perché è largo, altrimenti, chiaro? Quindi Averroè sta lì, Salino pure, si poteva pure salvare, tanti li poteva salvare. Virgilio, l'abbiamo fatto qua l'anno scorso, Virgilio va in paradiso, ce lo manda lui, Dante, perché sa che poteva mandarceli tutti e ce li manderà. Perché ti pare che Virgilio, se incontrasse Cristo, non desidererebbe essere battezzato? Platone, Aristotele, come no? E quindi sono implicitamente battezzati. Averroè, persiano, musulmano, traduce in arabo i testi di Aristotele. I testi di Aristotele, ci vorrebbe un film. Il libro di Aristotele viaggia, è un'avventura misteriosa. È proprio come la metropolitana. Ora li trovi a Roma, poi scompaiono. Poi a un certo punto ce l'hanno gli arabi, traducono dal greco all'arabo. Questi testi dal greco all'arabo viaggiano per tutte le università arabe, Nord Africa, e arrivano in Spagna, a Salamanca, all'università spagnola, e da lì in arabo arrivano a Parigi, alla Sorbonne, dove sarà cominciato a studiare filosofia. E il Medioevo cristiano di Aristotele ebbe poco. Di Platone solo il Timeo, di Aristotele l'introduzione alla filosofia, qualcosa si sapeva, si conoscevano i libri, si ripetevano delle cose, ma i libri proprio non ce li avevano i cristiani medievali. E allora fu un boom, capite? Arriva tutto Aristotele, arrivano i libri di Aristotele e alla facoltà delle arti, si chiamava quella di filosofia a Parigi, il professore di filosofia era il Magister Artium, il professore delle arti, arrivano i libri in arabo, vengono tradotti in latino e scoppia il film. Interessante tutto, però per come li avevano tradotti, come Sigeri li traduce, Sigeri è il capo di questi qua, li traduce lui, li studia lui, li insegna lui, e in qualche punto viene fuori, da come ne parlavano loro, che Aristotele, lo maestro di coloro che sanno, ricordate, nel limbo è il number one, è il più alto di tutti, il maestro di coloro che sanno, in qualche punto è contro la fede cristiana. Il grande filosofo è anticristiano in qualche punto. Quale punto? C'era un punto in particolare, quello che, traducendo male, questo è il punto, traducevano la teoria di Aristotele sull'intelletto, traducendo che Aristotele dicesse, parlasse dell'intelletto unico e separato. L'intelletto unico e separato, che è l'averroismo. Altre volte ve l'ho detto, ve ne ho parlato, è difficile, non lo so se è difficile. È difficile. Che vuol dire unico e separato? Che vuol dire l'intelletto non è unico, ce l'ho io, ce l'hai tu, ce l'hanno tutti. Non è unico. E separato da chi? Separato da chi? Invece, secondo l'Aristotele commentato da Averroè e insegnato da Sigeri, veniva fuori che Aristotele voleva dire che l'intelletto
non ce l'abbiamo io, te e tutti quanti, ma è unico. Come unico? Unico. È un'intelligenza, è uno spirito, è un intelletto, è uno spirito unico che ci sovrasta e che abita in noi. In questo momento, per esempio, l'intelletto non è quello mio che mi fa parlare, non è quello vostro che capisce, è lui che lavora in noi, perché gli esseri umani sono il contenitore dell'intelletto unico e separato. Noi siamo animali, cioè abbiamo pure un'anima che però muore col corpo, un'anima sottile, sottile, è quella che ci fa digerire, è quella che ci fa avere sensazioni, stop, è come l'animale. Quando l'uomo muore, sparisce, muore. L'intelletto unico che abitava in noi torna a se stesso e si ricarica in altri uomini. Questo diceva Aristotele. Questo lo dice Averroè commentando Aristotele. Che può sembrare un'idea strana, ma ritornerà, i panteisti, ritornerà alla grande, no? Basta che io vi faccia i nomi di Fichte, Schelling, Hegel, tutto l'hegelismo, che è la filosofia dominante dell'Ottocento, parla di un io trascendentale che abita in noi ma non è nostro. E Benedetto Croce, Giovanni Gentile, Benedetto Croce, cioè la cultura italiana della prima metà del Novecento pensa così, pensa che ci sia uno spirito unico. Non sono gli uomini, noi siamo le onde, ecco, siamo le onde apparentemente esistenti, ma chi esiste veramente, ragiona veramente, è l'intelletto unico e separato. Perché questa teoria strana? Perché volevano salvare l'universalità del conoscere. Cioè, per esempio, se io dico quella è una sedia, tu mi capisci se dico quella è una sedia? Com'è che mi capisci? Com'è che noi quando ragioniamo ci capiamo? Ci capiamo, capite? Perché dentro di noi c'è lui, altrimenti la verità mia sarebbe mia e non sarebbe mai tua, ma se è tutta sua, è tutta dell'intelletto unico e separato. Quindi esiste la sapienza universale, sta lassù, abita dentro di noi, ci permette di capirci e di comunicare. La sapienza ultimamente, lo faccio alla fine, pure sui manuali è comparso un esempio che a me era venuto in mente già per conto mio, quello di internet. Ora, diciamo la verità, tutti quanti, quando cerchiamo qualcosa, che facciamo? Tutti diciamo uno all'altro, guarda su internet. Cioè, ma questo quando è nato? Guarda su internet. Noi pensiamo internet, la rete, capite? L'intelletto unico e separato. Lì c'è tutta la sapienza. Lì non è la nostra la sapienza, è di internet. C'è tutto nell'intelletto unico e separato. E tu come fai tua quella sapienza? Ti connetti a internet, cioè internet scende dentro di te quando tu ti connetti. Quando spegni ritorna. Però internet. Quando spegni, senza internet sei un animale. Ma internet è sempre intelletto umano. Certo. Perché è l'umano che va. Ecco, è un esempio, siamo lì agli esempi. È un esempio per dire come loro sentivano questo intelletto unico e separato, che gli serviva per due motivi: per realizzare sempre, compiutamente, la sapienza umana. Se dipendesse da noi uomini, mentre io dormo, per esempio, la sapienza mia non c'è più. Quando tu ti fa male la pancia, non ragioni più. Quindi la sapienza deve essere sempre perfettamente realizzata. E quindi non è nostra, sta sempre lì, piena, totale, realizzata. E poi serve a comunicare.
garantisce la comunicazione tra gli uomini. Noi ci capiamo perché noi crediamo che quella è una porta, tutti d'accordo perché non sono i nostri intelletti che dicono che è una porta, ma è lui solo, la verità unica, che quella è una porta, sta nell'intelletto unico e separato. Teoria strana. Comunque la facoltà di intelligere sarebbe porta. Noi abbiamo la facoltà. No, ma noi non ce l'abbiamo. Noi abbiamo la facoltà per arrivare. No, non ce l'abbiamo. La verità no. Noi ce l'abbiamo i sensi. Quello che produciamo noi è la vista della porta. L'immagine della porta la vediamo tutti. Questa immagine qua, quello che tira fuori l'idea della porta è l'intelletto universale. Aristotele non dice così, dice quello che sta dicendo lui, che noi abbiamo l'intelletto, i sensi che danno l'immagine di quella cosa. E poi arriva l'intelletto che in quella cosa coglie l'idea e botta. Sempre per conoscenza, diciamo uno conosce, un altro no, non si risolve la questione. E loro dicono, com'è che invece tutti siamo d'accordo? Siamo tutti d'accordo, dice Averroè, perché l'intelletto è unico e separato. Aristotele, San Tommaso, dicevo, no, dicono che l'intelletto funziona in tutti allo stesso modo. Ci capiamo? Questa qui, che cos'è? Che cos'è? A mia volta le dicono, oh, quella è la lavagna. Ma sì, a che serve? Serve a scrivere i gessetti, bla bla bla. Allora, una pietra di lavagna. La vista di tutti, i sensi di tutti costruiscono l'immagine di questo oggetto. Poi l'intelletto, che si chiama così perché intus legit, legge dentro. L'immagine ce l'ha pure gli animali, l'immagine della lavagna ce l'ha pure il cane, ce l'ha pure il cane. Noi abbiamo un'altra cosa, ci abbiamo messi di fronte a questa cosa. Se uno ce la spiega, che noi ritroviamo in questa cosa l'idea di lavagna. Questa idea di lavagna è uguale in tutti gli uomini, è universale. È una cosa piccola, ma bellissima. Cioè noi guardiamo le cose e le guardiamo ai raggi X. Non siete convinti. Se l'esperimento che ho fatto altre volte, il bambino dice a mamma, che è questa? Mamma dice, è una penna. Ah, è una penna? Sì, vedi, si impugna così e ci fa i segni sui fogli bianchi. Va bene? Poi, posso? Accendiamo. Poi il bambino va nell'altra stanza e vede questa qua. Prima ha guardato questa, si è fatta lì, c'ha l'immagine di questa qua, azzurra, blu, no? Poi vede quest'altra. Secondo voi il bambino, dopo che mamma gli ha spiegato che questa è la penna, lo dice che questa è la penna? Certo. Sì. E certo, dite voi. Perché magari se segna su un foglio di carta e fa le stesse funzioni. Però se dipendesse dall'immagine che io ho della penna, sono sensibile, il bambino dovrebbe dire to un'altra penna solo quando ne vedesse un'altra qua, questa. Invece vede questa, non gliene frega niente che questa è blu e questa è nera. Questa c'è il cappuccio e questa no. Questo è tutto non essenziale, essenza. Lui dice, oh, questa, se impugna allo stesso modo, traccia i fogli, è la penna. Ha la stessa funzione. Ha le stesse caratteri essenziali. Quali sono i caratteri essenziali? Quando è che la penna è penna? Quando è un piccolo oggetto, facilmente impugnabile, atto a tracciare segni sul foglio. Provate a levare uno di questi caratteri essenziali, quella smette di essere una penna. Per esempio, se non dici piccolo oggetto, se tu dici oggetto atto a tracciare segni su un foglio di carta, può essere una delle scriventi, può essere la stampante. Piccolo oggetto facilmente impugnabile.
Capito? A meno che non fanno una stampante piccola. Questa è una però non è intelletto. Cioè, questo è l'intelletto che ha letto sull'immagine, è un fascio di luce. È una cosa meravigliosa, cioè la differenza tra noi e gli animali è tutta qua. L'animale, l'immagine di questa penna, ce l'ha, ma si ferma lì. Invece noi, con l'intelletto che intus legit, legge dentro, facciamo i raggi X a sta cosa, andiamo dentro e acchiappiamo l'essenza, l'essenziale. Mentre i sensi, che ti danno l'immagine, non contano più. Non conta più che questo è nero e questo è blu. Conta che tu hai nella testa il concetto di penna, piccolo oggetto, facilmente impugnato. Quella è la penna ed è universale, è universale. Ma non so se ho capito bene, però sono d'accordo. Però ecco, perché la rete è l'universalità dell'informazione, no? Diciamo così. Tu dici nell'esempio del... No, sì, no, ma per esempio la lavagna e la penna, ma poi quello che fa la differenza nel genere umano è quello che poi uno ci sa scrivere queste cose. Questo voglio per me. Ci sai scrivere perché. Cioè quella è una lavagna, ma perché se Antonio Fiorito ci scrive certe cose, che ne so, lei ce le scrive, e quella poi la differenza tra ognuno di noi, no? Sì, ma per tutti è la lavagna. Sì, certo. Ma poi quello che dà il grado di intelletto è quello che poi uno riesce a farci con queste cose. Vabbè, è tutta un'altra cosa. Questa è un'altra cosa, quella si chiama, no, capacità di fare lezioni. Sì, ecco. Che è un altro concetto. Ma noi andiamo avanti a concetti, insomma, è chiaro, eh. Noi siamo esseri umani perché abbiamo i concetti. Aristotele dice che l'intelletto ce l'abbiamo tutti, non è unico e separato, ce l'abbiamo tutti quanti. Si chiama intelletto agente perché agisce, e agisce sull'immagine. Allora è importante, è filosofia quasi spicciola, insomma è proprio l'ABC. È universale, cioè se una penna non ha tutti questi caratteri qua, non è una penna. Per cui è bene non immaginarsela la penna. Perché non dobbiamo immaginarci il concetto di penna? È facile, no? Perché qualunque immagine di penna non è più universale. Come le immagini? Blu, nera, verticale, orizzontale? No, no. Se no la penna è solo quella che sta orizzontale. Non si deve immaginare il concetto, se no non è più universale. La penna d'oca è penna? Sì. Perché è penna? Perché è un piccolo oggetto, facilmente impugnato. Cioè, il nome penna viene proprio da lì, perché si scrive con la penna e con l'altra. Tra l'altro, cosa. Se vai su Marte, questi tutti con le squame verdi, così, c'hanno in mano un oggetto cilindrico, con il quale scrive, ammazza, pure i marziani c'hanno le penne. La penna è penna pure su Marte, è penna nell'universo, è universale. Noi abbiamo i concetti universali e ce li facciamo noi da soli, con la testa nostra, con l'intelletto. Averroè diceva no, 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 stanno tutti lì. L'intelletto non è dell'uomo, stanno l'intelletto unico e separato. Traducendo male Aristotele. È chiaro, è semplice ed è pure bello, no? Noi siamo, a proposito, per esempio, ditemi i caratteri essenziali di un uomo. Quando è che un uomo è un uomo? Perché poi tutto c'è il carattere essenziale, vi potete divertire. Libro, prova a definire libro. Insieme di pagine, rilegate, con una copertina, tutto quello che è insieme di pagine, stampate, rilegate, è libro. Che qua è facile, poi provate a dire democrazia, provate a dire giustizia. Bisogna definire giustizia. È la filosofia, è filosofare. Con la penna è facile, definisci amore. Il Luca non corrisponde. Io l'ho definito. Amore è dopo di sé, dimentico di sé e accettazione dell'altro. Questi sono i caratteri dell'amore. Perché ci ho pensato, perché è importante. Ma pensate che razza di casino che esiste nel mondo, ognuno ha un'idea strana. E per ragionare e convincersi abbiamo la testa, cioè abbiamo l'intelletto.
È chiaro? Invece per Averroè è unico e separato. Se no la sapienza non è mai realizzata completamente e non ci possiamo capire. Ma non è vero che non ci possiamo capire, perché l'intelletto funziona in tutti allo stesso modo. Ma è evidente, no? Che quando, diciamo, questa è la lavagna, scatta la testa di ognuno di noi. È l'intelletto che piomba su questa immagine qua e tira fuori i caratteri essenziali. È lo spirito che ispira, come dice Dante, in un posto è lo spirito, più o meno altrove, secondo il tipo di quella intelletto. Parola di colui che tutto muove, quella sì. Che dice in una parte più e meno altrove. Sì, ha a che fare, perché lì vuol dire, quando Dio ha creato il mondo, la gloria di Dio penetra e risplende con l'essenza. E risplende più Dio o meno altrove. Un blocco di materia, sì. Penetra in quel blocco di materia l'idea di Dio e risplende, ci fa il mare. Esce fuori il mar Mediterraneo, l'essenza e l'esistenza. In una parte più o e meno altrove. In un granello di polvere la gloria di Dio brilla di meno, in San Tommaso brilla un po' di più, nel gruppo con le barche olandesche, quindi da fuori si vedono i raggi di luce emanati da questo luogo di alta cultura. Allora, Sigieri, che è eretico, questa posizione qua è contro il cristianesimo. È contro il cristianesimo, perché nel cristianesimo Dio crea l'uomo a immagine e somiglianza di Dio, lo creò. Per i cristiani tutti gli uomini hanno un'anima individuale, l'anima, ognuno ha la sua, e quest'anima è l'intelletto e la volontà. Che è l'anima? L'anima è l'intelligenza nostra e la volontà nostra. Perciò siamo esseri umani. L'animale non ha intelletto e non ha volontà libera. Noi siamo esseri umani, abbiamo l'intelligenza, cioè le idee universali, e abbiamo la volontà libera. Sì, ho capito che cos'è l'amore e adesso io decido con la volontà liberamente di amare il mio uomo, la mia donna, come si deve. Perciò siamo esseri umani. E quest'anima è immortale. Siamo immortali. Il corpo muore per adesso. È stato promesso che risorgerà. Però l'anima non muore. L'anima, quest'anima qua, l'intelligenza e la volontà nostra, non muore. Perché non muore? Qual è la risposta filosofica? Non muore, forse qua è più semplice, perché non è composta di parti. Che vuol dire morire? Quando è che la cosa muore? Quando si disgregano. Quando si disgregano. Cessa di esistere. Perché si disgregano le parti di quel composto. No? Se io prendo un libro, strappo le pagine, strappo tutto, quello è morto come libro. È morto. E perché è morto? Perché ne ho disgregato le parti. È chiaro, se non ti d'accordo, morire è disgregazione delle parti. Però l'essenza resta, il contenuto. Aspetta, l'anima è composta di parti? No. L'anima è spirituale, quindi non è composta di parti. Proprio San Tommaso, che è simpaticissimo, se volete, vi porto anche la biografia. C'è un romanzo bellissimo che racconta tutta la sua vita con quello che succede intorno. Entra in classe e dice. Così, e ogni volta ne inventava una, quanti angeli ci entrano sulla capocchia di uno spillo? No, non è bravo. In un millimetro quadrato, quanti angeli ci entrano? Cominciava così intelligentemente, perché parti dal passo, dall'esperienza, quanti ce ne entrano? Infiniti. Infinità. Perché gli angeli, essendo spiriti, non occupano uno spazio. Occupano spazio solo quello che è materiale, corporeo.
Quindi lo spirito si chiama spirito perché non è materia. Se è spirito e non è materia, non è composto di parti. Se non è composto di parti, non si disgrega mai, si dice semplice in filosofia, simplex, semplice, è semplice e quindi non muore. Non può morire. Non può morire perché non si può disgregare, perché non è composto di parti. Questo dice la filosofia greca, romana, Aristotele, Platone e il cristianesimo. Arriva l'eroe, traduce a modo suo e dice che noi abbiamo l'intelletto unico e separato. L'anima ce l'abbiamo, quella che ci fa le immagini delle cose, i sensi, l'anima sensitiva. Quando moriamo, moriamo del tutto. Immortalità impersonale. Quello che continua a esistere è l'intelletto unico e separato. Un uomo, noi, il nostro io, scompare. Come un gatto, come un cane, scompare. Quando muore un uomo, quello non c'è più, non esiste. E quindi Averroè negava l'intelletto, l'anima individuale e l'immortalità dell'uomo. Come si fa? E allora la doppia verità. Cominciarono, Averroè, Sigeri diceva, io come filosofo seguo Aristotele e dico così. Come cristiano invece, grazie alle soluzioni, non ci possono essere due verità. O è vero quello o è vero quell'altro. Allora il nostro Tommaso, che fa Tommaso? Un pericolo enorme, tutti preoccupati, perché insomma, ci ricordiamo le mode, no? Non mi ricordo il 68, no? Una filosofia, un'ideologia può, va di moda, no? si diffonde, sei moderno. E uno che era terrorista era al passo per i tempi, era moderno, invece sti vecchioni. Questi parlano di anime, eccetera, eccetera, almeno a livello intellettuale era diffusissimo. E allora, Tommaso d'Aquino chiede all'ordine dei Domenicani, che stanno vestiti così, pure oggi, portano la tunica bianca, e sopra, ecco come la cravatta, grossa, così, c'è un panno nero, bianco, nero, non so gli ultimi, ma vogliono dividere l'errore dalla verità. Il bianco della verità, dividerlo dal nero dell'ignoranza. Questa è la loro missione dei domenicani. Allora chiede un confratello, ci mi serve uno che conosce il greco non so che nessuno, il greco non veniva più studiato, Boccaccio aprirà a Firenze la prima cattedra di greco. Lo sapevano così l'alfabeto, ma insomma, e si trova uno olandese che conosce il greco, Guglielmo di Merbeke, domenicano, amico, confratello, questo, immaginate la scena, Tommaso gli dice, senti, confratello mio, devi tradurre tutto Aristotele, devi ritradurre tutto, perché in effetti che era successo? Dal greco al persiano all'arabo, dall'arabo al latino. Quello che è arrivato a Parigi è il vero Aristotele? Ecco, per saperlo bisognava ripartire dal greco. E Guglielmo de Merbeke, così si fa, si mette seduto e traduce tutto Aristotele. 5 minuti. E Tommaso può studiare sulla traduzione originale, può studiare sul testo greco originale tradotto dal confratello. E la conclusione è quella che vi ho detto. Si torna ad Aristotele che parla dell'anima individuale, dell'intelletto personale, eccetera, eccetera. Quella è la posizione classica di Aristotele e di Tommaso. Perché, e poi ce l'andiamo, però è stata forse più una torta pesante, stasera vivace, com'è che Sigeri adesso ha fatto? Perché Sigeri, ad esempio, ha un vieto, Sigeri insegna lì, perché c'era il Papa Orvieto, la corte papale, e allora lì Tommaso va lì e si scontrano anche proprio personalmente, in modo furibondo. La Chiesa condanna Sigeri, è eretico. E Tommaso glielo vede in faccia che è eretico. E Dante
nella monarchia dice che è eretico. Ah, perché lo salva? Perché? Perché lo salva? Allora lo salva, questo ve dico io, dietro sempre il grande maestro, però qui la discussione non si finisce mai su questa, perché lo salva? Come poi nell'altra colonna, l'ultimo della seconda colonna sarà Gioacchino da Fiore, mistico, eretico, un po' eretico pure lui. Quindi gli ultimi, tutti e due, tra le figure. Allora, io penso che ci capiamo, la soluzione proposta è che qualcosa di buono e di vero Tommaso ce lo vede in Sigieri. Lo sguardo cristiano è sempre uno sguardo valorizzatore. Vi ricordate San Paolo? Esaminate tutto e trattenete quello che è buono. Questa è la frase di San Paolo. Un cristiano deve essere aperto a tutto e poi trattenere quello che è buono. Che cosa c'è di buono in Sigieri? Penso che ci capiamo se vi ricordate la lezione sulla Trinità. Che ci trovava di buono? Ci può essere questo di buono. Ve lo pongo a voi come problema, come domanda. San Giovanni, nella lettera sua, dice che adesso noi vediamo come nel buio del mistero. Ma quando saremo in paradiso, vedremo Dio sicuti est, così come egli è. Lo sapevate? La promessa cristiana è che tu vedrai Dio così come egli è, faccia a faccia, non attraverso un'immagine, non attraverso come adesso nel mistero, in enigma dice. Nel mistero, ma lo vedrai di fronte lì, faccia a faccia, e lo vedrai così com'è. Bene, come si fa a vedere una cosa così com'è? Stasera penso ci capiamo, è la serata giusta. Ognuno di voi, della persona a cui vuole bene, la conosce, siete convinti di conoscere la persona a cui volete bene? Sì, ma di quella persona, per quanto bene gli vogliate, voi che cosa conoscete? Conoscere il concetto. Voi vi siete fatti, ci facciamo il concetto della persona a cui va bene. È la forma umana di conoscenza, giusto? Ciao. Conosci tua moglie? Conosci i tuoi amici? Sì. Gli vuoi bene? Sì. E come li conosci? Non c'è niente da fare. Li conosci perché ci siamo fatti un concetto di quella persona. Ogni tanto va aggiustato. Che ogni tanto va aggiustato, perché il concetto può essere pure sbagliato. Ballerina. Allora, tra noi, tra me e Sara, io conosco Sara perché ho il concetto di Sara, ma tra me e lei, qua in mezzo, chi c'è? C'è uno schermo, che è il concetto che io ho di lei. La conosco, ma attraverso un concetto. Tanto è vero, ha detto già Willy che poi dopo fa pure sbagliare, puoi cambiare. Tra noi, ma tutto, tra me e questa la penna, ma la penna mica mi è venuta dentro, ma sempre qua fuori. Com'è che dico che è una penna? Perché ho il concetto della penna. Domanda, c'è un modo di conoscere? È possibile una conoscenza in cui questo concetto salti? Quando si entra dentro l'altra. Cioè, è possibile un contatto diretto facendo saltare il concetto? È possibile conoscere una cosa, una persona, senza farmene un concetto? Quando c'è un'immersione in una persona. Quando c'è? Un'immersione. Però la fusione è impossibile, rimane sempre lì davanti a te e per quanto tu lo conosci sempre attraverso, forse quando, per analogia. Quando togli le sovrastrutture e rimane soltanto l'anima. Ma come fai? Perché l'anima funziona attraverso i concetti. Forse per analogia, l'unico esempio, tu dici quando dici, ce l'hai dentro, forse è la donna incinta. L'unica analogia, perché lì il bambino la madre lo
non è ancora il concetto, non lo conosci, però c'è un rapporto, però ad esempio, solo analogo, è simile a quello che voglio dire, lì c'è un contatto diretto, la madre conosce il bambino per contatto diretto, ma è un esempio perché il bambino rimane sempre lì e la madre pensa, questo è il mio bambino, lo conosce sempre attraverso il concetto di bambino. Domanda. Laurea honoris causa, chi risponde? C'è la possibilità di conoscere Dio senza passare attraverso il concetto di Dio, che è quello che promette San Giovanni. San Giovanni dice, Dio non lo conoscerai così, facendoti il concetto. Ma quando moriamo, no? Ma lo conoscerai faccia a faccia. Quando muori, vai con l'anima di fronte a Dio. Però dici, questo è Dio. Lo conosci perché hai il concetto di Dio. Non è questo che viene promesso, è qualcosa di più. Viene promesso che quella volta lì Dio non ce l'avrai davanti e lo conoscerai attraverso un concetto. È possibile, la domanda è possibile conoscere Dio direttamente? All'Unitre ci hanno fatto l'esempio di Giobbe, che dopo aver tanto fatto la ricompensa era la riconoscenza di Dio, la conoscenza di Dio. Però siamo sempre lì. Tecnicamente, capito? Sta sempre fuori, ce l'hai davanti, come sta penna, e lo conosci attraverso il concetto. È la conoscenza mia che ce l'hai davanti. La conoscenza è una cosa spirituale. Individuale, profonda. Però alla fine ti costruisci un concetto altissimo, profondissimo, di quella cosa che hai davanti. La conosci bene, benissimo. Perché ne come? Dio è dentro di noi. E quando è che... Quando uno conosce se stesso. E quando è che viene dentro di te? Se non conosci te stesso, non conosci niente. Dentro di te. Perché ho detto la teoria della Trinità? Dovete essere furbi, no? Come gli studenti furbi. Vi ho richiamato, è l'idea della Trinità. Com'è la Trinità? Padre. Padre. Il figlio chi è? La sapienza. È la sapienza del padre. Il figlio è il concetto. Il figlio è il concetto che il padre ha di sé. E lo spirito dell'amore. Allora Dio esiste come concetto, come logos, verbo, in principio del verbo. Allora, capite, Dio non fa salti strani rispetto al nostro modo di conoscere. Quando saremo di fronte a Lui, la nostra mente vuota sarà riempita dal concetto di Dio, che però non sarà un concetto nostro, ma sarà il figlio Dio, concetto, che verrà a stare nella mente nostra. Contatto diretto. La mente nostra è fatta per conoscere, è fatta per conoscere attraverso concetti. Dio quindi può venire nella nostra mente come concetto, perché lui è un concetto, il figlio è il concetto che il padre ha di sé, capite? Cioè in quel momento la tua mente conoscerà Dio direttamente, perché Dio è un concetto, è il concetto, il logo. La sapienza infinita che verrà a stare nella tua mente e ci sarà un contatto, non dovrai farti il concetto di lui, lui che è il concetto verrà a stare dentro la tua mente. Che c'entra Sigeri? Che cosa c'ha di buono Sigeri? L'averroismo parlava dell'intelletto unico separato. Nell'averroismo c'è l'idea dell'opera. C'è l'idea che tutta la sapienza sta lì, sta insieme, raggruppata, no? In un unico essere. Ci è andato vicino, pure Sigeri ha capito che conoscere, capite? Ci siamo, loro dicono, quando tu conosci l'intelletto unico e separato viene a stare dentro di te. Secondo questa risposta, soluzione che vi ho dato, è la stessa cosa. Dio, l'intelletto, il logos, separato da te perché
perché il figlio della Trinità viene a stare dentro di te. Per analogia si gira in questo modo, si avvicina a questa soluzione. E quindi Tommaso lo salva, Dio l'ha salvato perché Ruggeri esprimeva l'esigenza di conoscere Dio senza farsene un concetto, esprimeva l'esigenza che Dio venga a stare dentro di te. E Dio ci verrà a stare dentro di te, ci verrà a stare quando come concetto si depositerà nella tua mente in paradiso e tu lo conoscerai per quello che è. Conosci Dio così come è, capite? Non facendone un concetto, ma così come gli è, per contatto diretto. E siccome il figlio si porta appresso il Padre e lo Spirito, perché è l'unico Dio, e allora tu lo amerai con la sua stessa energia, con la sua stessa forza, col suo stesso Spirito. E questo è il motivo per cui Sinceri si salva, perché esprimeva un'esigenza buona, positiva, che però nei termini in cui la riferiva lui era sbagliata, era eretica. Ma era battezzato questo Sinceri? Sì, sì, era un... Era perché era eretico? Era eretico perché tutti negava, si negava, contro il pensiero, negava la Chiesa. Sono però stava sempre nell'ambito della Chiesa. Sì, sì, eretico, pure Lutero era battezzato. Eretico è chi battezzato è cristiano, sostiene dottrine e teorie contrarie al cristianesimo. Quindi io ho capito che lo sforzo che ha fatto Sinceri, perché ha fatto uno sforzo comunque, uno sforzo enorme di conoscenza, anche male interpretando Aristotele, quindi con qualche dubbio, e questo dubbio forse gli ha consentito, con la spiegazione di San Tommaso, gli ha consentito di stare di fronte a Dio. Io sono molto confusa con questa storia. Lui con quella teoria, aderendo a quella teoria, è difficile, aderendo a quella teoria ha espresso un'esigenza giusta. Noi abbiamo l'esigenza giusta di conoscere Dio così com'è, ci è stato promesso, ci è promesso San Giovanni. Allora il percorso di Dante, no? Perché guarda che il percorso di Dante rispetto a Sinceri, come si chiama? A Sinceri, è un percorso enorme per arrivare ad avere Dio di fronte, se no a che serve stare prima? Certo, tu dici percorso di Dante. Aggiungendo che Dante da giovane, quando era amico di Guido Cavalcanti, Averroista, subiva l'influsso di Guido e dell'Averroismo. Quindi Dante ce l'ha avuto con la tentazione pure di pensare così. E quando poi si mette, incontra Boece, la filosofia, quello che incontra prova l'Averroismo. E quindi a lui pure era attratto da quest'idea di una sapienza, come ci attrae internet, di una sapienza che sta lì, al tuo servizio, perfetta, sempre, e tu ti connetti e capisci e puoi capire. Però qui quella che sta là è la persona tua, l'individualità, però è affascinante, ripeto, Hegel pensava questo, l'idealismo pensava questo. E quindi Dante che ha avuto pure lui quell'esigenza, la riconosce e la salva in Sinceri, includendo le scorie eretiche. Però l'esigenza ce l'hai tu, ce l'ho io, credo, ma ce l'ho io sapere la verità, però non che la verità ti rimane fuori e tu te ne fai un concetto per quanto profondo. No, la verità proprio che ti tocca, che aderisce a te e tu finalmente sai, capisci, sai tutto. Questa cosa qua è possibile se il tutto, come logos, come concetto, viene a stare dentro di te. Se no tu ti fai il concettino tuo e sarà sempre un concettino. Sarà sempre un po' di meno di quello che Dio è. Lui può venire perché è concetto. È un concetto. Il Vangelo di San Giovanni, no? Come comincia? Lo dovremmo sapere tutti. In principio era il logos. In principio era il verbo. In principio era la sapienza e il Logos era presso Dio, era presso il Padre,
perché il Logos è la sapienza del Padre e il Logos era Dio. E quel Logos era Dio, perché è il figlio del Padre, Dio come lui. Tre persone, un unico Dio. E quindi quella cosa là si geri pure l'aveva desiderata, sbagliando in mezzo alle eresie, però esprimeva un'esigenza sincera. Ci diventa un po' più direzioni su questa cosa. È stata un po' dura, però non credo, come dire, oppressiva e faticosa, perché ho visto facce attente e saluto quelli di Facebook, con la speranza che non dormano.